Ben ritrovati a questa finale Coppa Italia. Ciao Leonardo. Di nuovo ben trovati, Coppa FISR, ex Coppa Italia, Follonica Seregno. Vediamo chi la spunta. Perfetto. Buon divertimento a tutti. State le fasi eliminatorie prima e oggi concluderemo alle 6 con la finalissima tra Correggio e la squadra di casa rotellistica Camaiore. Ringraziamo nuovamente la società rotellistica Camaiore e tutti i genitori che hanno collaborato affinché questa manifestazione riuscisse in una maniera più splendida. Un'organizzazione, signori, veramente impeccabile. Tutte le famiglie si sono adoperate, spese proprio come se fosse una cosa loro, ma è una cosa loro. È una famiglia meravigliosa quella della rotellistica. Di nuovo qui in regia Alessandro Baccherotti, Leonardo Barozzi, Luca e Massimo. Partiti. Un Follonica subito aggressivo in raddoppio di marcatura. Ottimo giro palla. Attenzione, bellissima incursione del contropiede. Attenzione, contropiede del Follonica. Follonica scarica dietro. Guarda l'alto.
12 e 15 minuti ancora al primo tempo, risultato di 0-0 tra Follonica e Serenia. Time out chiesto dalla panchina del Follonica. Parliamo un po' di nazionale, come si sta preparando questa nazionale? Quest'estate ci sarà appunto un impegno molto importante dei World Skate Games organizzati dal nostro paese, quindi ci sarà una bella aspettativa sulla nostra squadra che inizierà a preparare l'appuntamento dopo Ferragosto, 3-4 settimane per arrivare al top, a una manifestazione al quale l'Italia punta ad arrivare in alto. Bene, insomma, ritornare a Novara dopo tanti anni è una bella cosa. Quanto è che non si facevano i mondiali a Novara? Una vita sì, sicuramente ricoinvolgere una piazza storica come Novara è importante per tutto il movimento keistico, quindi sicuramente sarà un bello spettacolo. Ma io vorrei dire, ma l'ultimo mondiale che hanno fatto a Novara è stato nell'84, lo sai? Sì. Sesto San Giovanni mi pare nel 93. Ragazzi, sveglia! Allora, mi scuso perché non mi hanno portato i fogli con i nomi dei bimbi. Se li vado a recuperare, allora me li faccio portare da qualcuno. Mamma, brutta roba. Non succede mai, ma quando succede... E qui riemerge un tema molto divisivo, dopo questo evento qua, un tema un po' divisivo in Italia. Casco, visiera, sì, casco, visiera, no. Io tutta la stagione che lo dico, siamo stati i primi, fra i primi al mondo a usare casco e visiera. Speriamo che non si sia fatto male in modo serio. Thank you.
Cosa sto facendo secondo te, Molly? Sto aspettando per vedere le condizioni del mondo. Lo portano al pronto soccorso. Se ci fosse bisogno di un'altra prova della necessità della visiera oltre che al casco, questa ne è la prova, la riprova provata. Penso sempre che la sicurezza debba essere messa al primo posto, soprattutto con i bambini. Uno sport attrezzistico come il nostro e che ci espone anche a questi eventi.
Allora, abbiamo recuperato anche nel frattempo i nomi dei bimbi in campo. Allora, partiamo dal Follonica. Esposito Emma col numero 1, col numero 2 Rosadini Valerio, col numero 3 Biagini Mirko, col numero 4 Cardinali Francesco, col numero 5 Parri Francesco, col numero 6 Righini Mattias, col numero 7 Nerozzi Samuele, col numero 8 Baracani Alessandro, col numero 9 Azzan Pamber Federico, col numero 10 Galoppi Pietro, allenatore Polverini Franco, Seregno, col numero 5 Cazzariga Matteo, col numero 7 Massimo Di Domenico, col numero 4 Leonardo Feb, col numero 11 Mattia Sant'Agati, col numero 3 Lanfranconi Enea, col numero 2 Riccardo Spinelli, col numero 6 Diego Tremolada, col numero 9 Elia Vitale, col numero 20 portiere Edoardo Gabriele, col numero 30 sempre portiere Zeno Raddi, allenatore Gioffre Alessandro. Per ora risultato a 10 minuti dalla fine del primo tempo, risultato di 0-0. Il numero 5 Matteo Cazzaniga, che si è fatto male, ha preso una steccata involontaria sopra l'occhio, sopracciglio, e lo stanno ora portando al pronto soccorso. Ripartito il Seregno in questo momento, con recuperata palla da parte del Follonica. A zampe è ripartito il Seregno col numero 7 De Domenico. Questi bimbi qui del Follonica sono bimbi che alleni anche te, alleni? Sì, da parte dei portieri abbiamo lavorato durante questi anni, comunque cerchiamo di portare avanti un percorso di crescita, non solo appunto dei portieri, ma anche comunque con tutto lo staff allenatori. C'è un grande lavoro come da sempre lì a Follonica. Ah sì, quello sicuramente. Società Follonica che ha una tradizione sul settore giovanile che è invidiabile, veramente invidiabile. Una delle più belle realtà nel panorama nazionale, mi verrebbe da dire. Squadra che ha sempre portato alle fasi finali quasi sempre tutte le squadre giovanili. Sì, sì, Follonica è comunque una città che vive di hockey, dove appunto la nostra disciplina è lo sport quasi principale in città, quindi numero di praticanti e capacità dei tecnici sono sicuramente invidiabili. Ottimo scambio di palla da parte dei bimbi del Follonica. Gol del numero 8 Baracani, che va a festeggiare sotto la curva dei genitori. 1-0, 8 minuti e 46. Cerca di inserirsi il numero 9 del Seregno Vitale. Thank you.
numero 9 che Vitale Elia, attenzione, col pattino in terra ha dato una steccata al rigore decretato dall'arbitro Luca Molli. Niente da fare, palla fuori, ottimo movimento del portiere che non si è fatto impensierire. Piccolo Galoppi Pietro che ha saputo e sta difendendo la porta in maniera magistrale. Serigno non approfitta di questa occasione con il numero 11 Mattia Stangati di portare in parità la gara. Attenzione, c'era il numero 7 del Follonica, Nerozzi. Dalla panchina mi pare del Seregno, di Roberti. Comunque, ora vabbè, si vede già un altro tipo di impostazione del bimbo del portierino del Follonica, che è impostato, mi pare, abbastanza bene. Si muove con disinvoltura un porto, mi pare, ecco. Sì, Pietro è un bimbino agile, comunque durante l'anno è cresciuto molto e sta avendo un buon percorso per il momento. Partenza del Follonica con il numero 2 Rosadini, ora palla possesso del Seregno, il raddoppio di marcatura il Follonica, bravo. Contrasto. C'è palla del Seregno, non vedo numeri. Il capitano Zampeberg che cercava di metterci la sua zampata. Un'ottima girata del numero 11 del Seregno, Sant'Agati Mattia. Manovra acrobatica di Molli che fa passare sotto le gambe. Tentato la giocata aerea.
numero 7 Nerozzi, conquistata palla da parte del Seregno. Palla verticale. Esce il numero 8 Baracani ed entra il numero 4 Parri, no scusate, Cardinali Francesco. Attenzione, contropiede e pareggio del numero 11 Sant'Agata di Mattia, che si è riscattato dal rigore fallito in precedenza. Che ha fatto una bellissima giocata in anticipo. Abbiamo con noi finalmente Elia Guidi. Salve a tutti, buongiorno a tutti. Spero stiate gradendo lo spettacolo che stanno offrendo questi bambini qua, che dalla giornata di giovedì si battagliano e stanno dando veramente una dimostrazione che il futuro del nostro sport è in mani serene. Grazie Lia. Contropiede del Follonica, riscatto subito con un altro contropiede del Seregno, numero 3 Lanfranconi. Quattro minuti alla fine del primo tempo. Sant'Agati prova, ottima respinta del portierino del Follonica, sbaglia ma recupera, ma recuperata palla, riesce a guadagnare un fallo il numero 9 del Follonica, Azem Pamber. La battuta per il Follonica, il numero 3 Biagini, Barraccini, Righini, il numero 4 Cardinali. 5 secondi. Via a Zampember, recuperata palla dal numero 11 Sant'Agati, autore del gol del pareggio, butta la porta, prova l'assist per il numero 3 Lanfranconi, ma non arriva in tempo. Palla conquistata dal numero 3 Biagini.
di nuovo Sant'Agati, protagonista assoluto per la squadra del Seregno. Barraccini, qui si scarica per il numero 3 Diegini, dietro per il numero 6 Righini, Cardinali, di nuovo Sant'Agati. È la seconda volta che questo bimbo prende un tempo perfetto, è la terza volta. Quarta, un Sant'Agati scatenato veramente. Tanta attenzione, c'è Follonica ora nella metà campo del Seregno. Numero 4 scarica, 4 Cardinali scarica per il numero 3 Biagini. Ora Follone con possesso di palla, insomma. Leonardo, questo bimbo del segno che ha preso 3 volte il tempo alla difesa del Follonica. Sì, sì, è riuscito diverse volte Sant'Agati a recuperare palla in zona pericolosa, a lanciarsi, insomma, quello sta dando un pochino più di verve, sta trascinando adesso il Seregno a una supremazia territoriale. Follonica, che era partito bene, si è un pochino spento negli ultimi minuti, è stato salvato per alcune volte dal suo portiere. Elia, Questo bimbo del Seregno, Sant'Agati, ha preso un bimbo, questo 3 volte sì, il Seregno sta coprendo abbastanza alto e Follonica è un po' in difficoltà, sta subendo un po' 5 secondi nella loro metà campo e pagano un pochino questa cosa. La partita è sempre lunga, quindi c'è sempre da aspettare. Grazie. Sant'Agati al tiro, ma non vede che c'era un omino blu sulla sua linea di tiro. Prova di nuovo a fare assist sul suo compagno Lanfranconi ed riparte in 2 contro 2, ma il numero 6 del Follonica Righini lo stoppa. Santander adesso in possesso di palla, si invola verso la porta, tiro, bellissimo tiro di rovescio. Barraccini, tiro, niente, non impensierisce assolutamente. Oh, che assist che ha fatto quel bimbo lì. Finisce il primo tempo 1-1 in questa finale Coppa Italia tra Seregno e Follonica.
Eccoci qua ritrovati al secondo tempo, risultato di 1-1 fra Follonica e Seregno. Passaggio un po' troppo lungo di Azzurber, la palla comunque viene recuperata dal Follonica, di nuovo Sant'Agati il protagonista per la squadra del Serino, si gira, passa la palla ma non guardando, la palla finisce sulla secca di Azzurber, ora di nuovo Sant'Agati recupera palla, palla di nuovo in possesso del Follonica con il numero 6. Numero 8 in conquistata palla dal numero vitale Elia, carica il tiro fuori, ampiamente fuori, peccato, ottima palla che taglia l'area, non ne approfitta il Follonica con il numero 2 Rosadini Valerio, Varaccini, Righini, che palla che ha dato il numero 2 Rosadini, fa girare molto bene la palla al Follonica, di nuovo Sant'Agati e il numero 3 Biagini, bell'assist, peccato che non restituisce subito il favore a Zampover, regina per Sant'Agata, bella parata, proprio bella di Galoppi, Maraggini prova a scaricare palla per il capitano ma niente da fare, conquistata palla da Sant'Agati in lotta con a Zampelberg, adesso per il numero 3 Biagini, Sant'Agati perde il contrasto con il capitano e adesso il numero 2 Rosadini scarica dietro per Baraccini che stoppa in malo modo, a palla recuperato sul passaggio errato di, attenzione, da solo, eccolo il gol del vantaggio di Zampaver, 2-1 a 11:57 la fine della partita, ma la partita è ancora lunga. Sant'Agati al tiro,
Che salvataggio che ha fatto quel bimbo lì. Che salvataggio che ha fatto il numero 8 Barraccini. Zampelberg da solo in corsa come una furia, tiro angolatissimo, ma va sopra la traversa, recuperata palla benissimo dal numero 2 del Follonica, Rosadini. Zampelberg, Barraccini di prima al numero 6 che carambola sui pattini e la palla va a finire al numero 2 Rosadini e di nuovo il lancio. Il portierino del Follonica Galoppi che spazza via la palla in anticipo, il numero 9 del Seregno. Ancora l'intervento di Molli Luca a fini educativi. Seregno in possesso di palla, conquista la palla dal Follonica, perde il capitano, la palla a centrocampo, tiro di Sant'Agati. Possesso palla con il numero 3 Biagini, attenzione, stoppata palla dal numero 6 Righini a Zampelberg, attenzione, uno contro il portiere, ottima parata del portierino del Seregno. Numero 9 del Seregno, Vitale. Attenzione, uno contro uno, contropiede del Follonica, finta, peccato, rigore. Spiegare il rigore? È perché probabilmente il giocatore del Seregno, per contrastare il tiro, è inciampato, inciampando nella fase di volo ha colpito la palla con il gomito, la palla era indirizzata verso la porta del Seregno appunto, e quindi l'arbitro è stato costretto a fischiare il tiro di rigore per il Follonica. Grazie. A Zampelberg, palla fuori, niente da fare anche al secondo tentativo.
Sant'Agati di nuovo prova a ribaltare il risultato, ma niente, allunga una palla che non viene percepita da nessuno. Portierino Galoppi ci mette il suo braccino miracoloso. Il numero 3 Biagini non si accorge la palla che gli arrivava. Molto bene Galoppi che spazza via la palla a Zampelberg, ricomincia, è una discesa, 2 contro 3. Elia Vitale scarica la palla per Sant'Agati, questi di nuovo per Biagini, 7 minuti e 27 alla fine della partita. Time out chiesto dalla panchina del Follonica. Il Serino sicuramente qualcosina in più si meriterebbe. Sì, sta attaccando adesso, tentando di recuperare la partita. È una partita adesso molto aperta, ci sono occasioni da una parte e dall'altra, anche adesso questa doppia conclusione del Follonica, quindi saranno 7 minuti di fuoco. Ma il portiere del Follonica si sta ha avuto dei momenti che è stato bravissimo a mio parere. Sì, ha levato un paio di palle insidiose, un paio di tiri in diagonale ben indirizzati e risposto con sicurezza, ma anche dall'altra parte il portiere del Seregno è stato decisivo nella situazione del rigore, anche una volta adesso occasionissima per il Follonica. Rigore. Baraccini di nuovo il portiere. Ed è gol, 3-1 nell'angolo basso. Baraccini porta in vantaggio il Follonica, 6 minuti e 50 alla fine della partita. Thank you.
possesso di palla il Seregno con il numero 3 Lanfranconi. Ora numero 3 attenzione via Vitale al recupero della palla, scusate, ora è Vitale. Numero 4 Leonardo Feppo. Bella giocata del Seregno col numero 9 Vitale Lia, numero 11 Sant'Agati Mattia. Quattro minuti e 32 alla fine della partita. Risultato. Ancora partita tutta aperta con rapidi capovolgimenti di fronte da ambo le squadre, si sta giocando veramente punto su punto in ogni zona della pista. Sono stati giorni abbastanza pesanti, con questo caldo poi in crescendo non ha di certo aiutato. No, no, ora si comincia veramente un po' a boccheggiare, quindi bimbi alla sesta partita veramente provati, quindi soltanto da applaudirle per lo sforzo e la passione che stanno mettendo in campo. Sì, condivido pienamente Leonardo questa tua frase, che l'impegno dei bimbi è incredibile. Attenzione a Zampaber contro il numero 9 Vitale, conquista palla, si trova contro e si libera palla e Barraccini scarica palla per il numero 2, attenzione. Intervento, uscita, bel intervento con il guantone, rimanda la palla intelligentemente Galoppi sul lato pulito del campo per permettere il recupero. Altra parata del portiere che non si fa impensierire. Attenzione Sant'Agati, questo bambino che sta un po' il protagonista. Bella uscita. Numero 9
capitare lì a Serenio, le sta tentando tutte. 2 minuti e 51 alla fine della partita, risultato ancora sul 3-1. Tiro, ma tiro poco efficace. Giustamente Lucifero fa fermare, preoccupandosi prima dell'incolumità dei bambini. Ben fatto. Attenzione, si gira un zampo a Berra. Baraccini. In area come un falco il numero 2 Rosadini. Buono di prima Baraccini per... Ah, palla conquistata da Zeregno. Recuperata, oh, attenzione, 1 minuto e 48 alla fine della partita. Eccolo lì, mamma mia, mamma mia. Questa era veramente da tirare dentro senza pietà, eh? Era il match point. Sì. Buono il disimpegno di Baraccini. Eccolo lì. Buono anche l'assist per il numero 2 Rosadini. Due contro due, cinquanta secondi alla fine della partita. Secondi alla fine, Baraccini scarica per Rosadini, si ferma, niente da fare. Ma che pizzo sarà quello di girarsi durante il tiro? È una cosa molto pericolosa. 4 secondi alla fine. Il Follonica conquista la Coppa Italia 2023-2024. Complimenti a tutte e due le squadre che hanno veramente manifestato una grande lotta. Complimenti anche ai portieri, insomma, che hanno dato un bello spettacolo, Galoppi in particolare, insomma, a me è piaciuto molto quel portiere lì, si muoveva, si sapeva posizionare, anche nell'ultima uscita ha fatto una bella esecuzione tecnica. Sì, sì, è stato bravo nel fermare il tentativo di rimonta del Sandrigo, del Serenio. È stata una partita che secondo me ha vissuto di episodi, c'è stata quella palla, quel salvataggio sulla linea, sul 2-1 che poteva rimettere in piedi il risultato, poi Follonica è stato abbastanza cinico nello sfruttare i suoi episodi a favore e vincere
un importante trofeo per un gruppo di ragazzi che avrà un bel margine di crescita nel futuro. Assolutamente sì, assolutamente d'accordo. Hai detto proprio bene, Leonardo, cioè dobbiamo pensare a questi margini di crescita, che non è finito qua, è ora l'inizio, è ora, cominciano ad andare avanti e crescere nelle categorie più alte, la 13, la 15, insomma si deve pensare a quelle che verranno, potranno essere futuri prima squadra. Sì, ora comunque sono ancora ragazzi giovani, abbiamo grande margine, tempo di crescita, di lavoro ancora, tempo di divertimento soprattutto in quest'età, quindi assolutamente. Ben venga il trofeo e ben venga soprattutto il divertimento per i ragazzi in questi giorni. Grazie Leonardo, signore, ci vediamo alle prossime partite qui al Pardini Sporting Center. Caffè, perché non me l'avevo niente.